qualche domanda, curiosità su questi temi dell'open source hardware, o siete già soddisfatti e volete passare al warm up della competizione? Più una seconda. Va bene, allora adesso c'è Giovanni Bruno, che è uno delle mastermind dietro l'organizzazione di questo evento, e vi darà un po' di informazioni di base importanti che vi serviranno per capire come menare le mani durante la competizione. Comunque, quanti di voi parteciperanno alla competizione? Ah, ok. Ci stavo prima della partita. Piacere. Avete scaricato tutti quanti la documentazione che abbiamo messo in questi giorni? Arduino IDE, Ubuntu 16.04, eccetera, eccetera. Questa è la parte più. Come penso? Questa è la prossima. Ok, basta che con la freccia o domani? Sì. Ok, ci vediamo domani. Tanto. Se vedete qualcosa di particolarmente interessante e volete condividere su social network, allora l'hashtag per Twitter sono hash OHWD Open Hardware Day 17 e hashnug. Ok, perfetto. In ogni caso, comunque, se avete domande mentre parlo, diciamo, fermatevi, visto che qui è la presentazione preufficiale, quello che sarà anche la traccia, diciamo, di gara. Allora, iniziamo innanzitutto con la ringraziare gli sponsor, quindi RS Conference Italia, che ha fornito ovviamente i premi gara e illumina anche parte della componentistica di nuova identità. Un altro ringraziamento va fatto a catodo.com di Mauro Soligo, e Mauro poi ha anche dato un regalo a tutti quelli presenti in sala, che è un codice sconto per acquisto sul sito del 10% utilizzabile questo codice, quindi se lo volete segnare, segnatelo, perché se sarete poi saranno anche disponibili su internet. Potete utilizzare questo codice fino al 30 giugno, due volte per cliente sul sito, quindi si può utilizzare tutti quanti. E non sono cumulabili con i codici che potete vincere praticamente per la competizione, quindi pure in questo. L'altro, diciamo, un altro ringraziamento l'ho fatto a Neapolis Innovation, purtroppo Alan Smith di Neapolis non è potuto stare qui con noi oggi, e vi chiede di visitare Neapolis Innovation su Facebook. Neapolis Innovation praticamente è un protocollo d'intesa tra varie aziende internazionali e le cinque università della Campania, quindi Federico II, l'Università di Salerno, eccetera. E anche pepite.info, hanno sempre Facebook, quindi lui diceva magari mettete un like, vedete un po' com'è. E loro organizzano tanti begli eventi, hanno diciamo questa locandina con eventi ovviamente tutto l'anno, ricordo, e principalmente voleva farvi conoscere l'Hackfest, che si terrà tra il 9 e il 10 settembre quest'anno ad Arzano, la sede della ST Microelectronics. Se qualcuno di voi ha fatto MAPI o ha seguito il corso di MAPI, il professor Schiano, lo stesso Riccardo, praticamente, oppure anche il corso del professor Arpaia, praticamente si utilizzano appunto le schede di ST, si va spesso in Arzano, nella loro sede, e praticamente organizzano questo evento. L'Hackfest appunto praticamente è una giornata tipo come quella di oggi, soltanto in maniera molto più social, dove i team sono molto invitati a collaborare tra di loro e non c'è, diciamo, una vera e propria vittoria alla fine, ma è più quella di creazione dei propri progetti che sono basati su ST. L'altro evento invece è il Summer Courses di ST, sempre, quindi sempre ad Arzano, che si tengono da fine agosto fino a settembre, quindi completano anche l'Hackfest. Vi potete iscrivere, dovete andare dal vostro professore referente all'università a cui appartenete, se sono ovviamente aperti agli studenti, non sono per... mentre l'Hackfest è aperto a tutti, questi summer course sono solo studenti universitari,
E allora questo professore referente, poi ad esempio il professore Schiano, stesso Riccardo, praticamente vi potete iscrivere. Quindi durante una settimana di corsi intensivi su tecnologie appunto come architettura ARM, mobile, sviluppo come embed, eccetera. Scusate, sono un po' bene in questi giorni. E quindi praticamente magari potrebbe essere di interesse. Adesso torniamo a quello che ci importa, cioè quello del 2017, e vediamo questo training. Allora, il topic di quest'anno è IoT, quindi Internet of Things. Vi verrà dato un bicchiere di plastica in cui contendrà dell'acqua. Lo scopo praticamente di gara è misurare il livello di acqua in questo bicchiere, una cosa abbastanza banale. E abbiamo praticamente i vari livelli, quindi questi bicchieri già sono stati, diciamo, sezionati. Avete vuoto, 1, 2, 3, pieno, quindi dovete riuscire a identificare questi 5 differenti stati che può avere il bicchiere. Naturalmente quello che vi chiediamo quando giocate con l'acqua è da schizzare, fare attenzione ai computer, non mettete stato dentro l'acqua, cose così, perché potrebbero capitare, cioè a me quando ho fatto le prove è finita l'acqua sopra il computer. Però fate attenzione per questo. Vi ricordo anche che sulle zone dei banchi, voi avete due banchi per lavorare, uno ci abbiamo messo dei cartoni e lì soltanto potete avere il prototipo e lavorare con installatore, acqua, eccetera, perché quelli protetto il banco, sono dei tecnici, la tecnica seconda c'è chiesto di non rovinarli. Poi vi verranno date delle Red Bull, perché abbiamo tra gli sponsor anche Red Bull. E praticamente avete 4 lattine per team, poi vabbè potete prendere 2 lattine, all'interno sono dei portachiavi, vi segniamo praticamente quante lattine avete preso, perché sono massimo 2 lattine per persona. In più loro hanno anche segnato praticamente un blocchetto con un'attività su degli scarabocchi da fare al momento, quindi hanno lasciato anche un blocchetto con delle matite e alla fine per raccogliere tutti questi scarabocchi disegnati da voi. Allora, cosa dovete fare con questa lattina di Red Bull? Questa lattina di Red Bull la utilizzerete come, diciamo, visualizzatore di livello dell'acqua. Noi vi forniamo dei LED che dovete applicare all'interno della lattina, ad esempio in questa maniera. Le palline rossi sono appunto i LED che dovete andare a montare. E fornisce ad esempio il livello del bicchiere facendo accendere dei LED. Poi troverete tutto sulla traccia, vedete che ci sono delle funzioni precise da implementare. Ad esempio potete fare delle animazioni in cui le LED lampeggiano e fanno crescendo all'inizio per dimostrare che tutto è ok, quindi quando veniamo a controllare per il punteggio gara vedete praticamente, vediamo che i LED sono stati collegati. Naturalmente facciamo ad esempio anche una prova del fatto della misurazione. Se ho riempito fino alla tacca 1, diciamo voglio che si accenda il primo LED, quindi quello lì più sotto ad esempio. Quindi i LED potete disporre come volete, come è più facile mettere una lattina di LED, basta utilizzare una lattina di LED per mettere LED. Ad esempio, bicchiere pieno, vogliamo il lampeggio rapido dell'ultimo LED, quindi del quarto, per dire che sta veramente arrivando al serbatoio. Detto questo, ci sarà anche la creazione di una rete Wi-Fi, quindi dovete fare un soft access point con ESP8266, quindi, poi bisogna fare anche l'implementazione di un web server, bisogna mostrare lo stato del bicchiere sia sul seriale, perché vogliamo il debug, sia tramite pagina HTML, quindi accedendo a questo web server. Eseguite il debug in seriale di tutto ciò che fate, quindi client, mi sono collegato, ok, c'è un nuovo client connesso, tutto questo vogliamo vederlo su serial monitor, in maniera che noi possiamo analizzare come sta succedendo su ESP in fase di controllo punteggio. E poi anche diciamo disegnare lo schema in freezing e diciamo commentare il sorgente che ci viene consegnato. Diciamo che non dovete fare tutto questo perché se riuscite a fare tutto prenderete il massimo del punteggio, quindi ovviamente non è obbligatorio fare tutto. La traccia la potete scaricare già da adesso in questo momento
utilizzando questo QR code o andando sul mio GitHub. Trovate un repository con tutto, avete tutte le documentazioni, quelli che abbiamo dato in questi giorni. Trovate lo schema di base già di quello che è stato presaldato, che adesso vedremo. Trovate il programma di base che è stato caricato, che è un banale spegni tutto quello che c'è di Wi-Fi e accendi praticamente e fai lampeggiare un LED che è già on board, quello blu che avete visto. E quindi, ok, posso andare avanti? Comunque, se vi serve l'URL è qui, www.gbr1 con numero e poi tutto maiuscolo o HVD17. Cosa troverete nella competizione? Sul banco troverete 5 resistenze da 10 kΩ, le riconoscete veramente dalle fasce colori marrone, nero e arancione. 2 resistenze da 470 ohm, 5 condensatori elettrolitici da 10 microfarad, vi ricordo che sono polarizzati, quindi reopero lungo è il positivo, reopero corto è il negativo. Sono anche indicati da una fascetta posta sul negativo, quindi ovviamente il negativo, se vedete c'è una fascia chiara ovviamente da una parte del condensatore che indica ovviamente il negativo, quindi avete diciamo, un doppio controllo. Poi vi verrà dato un condensatore da 100 nanofarad in poliestere, quindi ovviamente questi qui non sono polarizzati, li potete utilizzare come volete. 4 LED, vi ricordo sempre che il reopero lungo è il positivo, quello corto è il negativo. C'è anche una tacca, diciamo proprio sul package del LED, tagliata praticamente, che è il negativo, quindi il tag. Poi verrà dato una mille fori e due metri di filo semirigido, quello lì tipo dei telefoni, il doppino telefonico, quindi servirà per saltare su una mille fori e fare collegamenti per i LED e riuscire praticamente anche a creare la sonda per leggere l'acqua naturalmente. E per leggere l'acqua potete utilizzare soltanto resistenze e condensatori, nient'altro. Io ho fatto praticamente 2 prototipi, esistono più vie diciamo, più per risolvere il problema. In più troverete, grazie a Giuseppe Cerullo, che è quel signore seduto lì, che ha saldato praticamente tutti i vostri kit gara e che ha saldato tutti i vostri kit gara, troverete praticamente un esto già con le resistenze per farlo funzionare, il PL2303, che è l'adattatore USB seriale per programmarlo, quindi qui l'alimentazione è direttamente da USB. Abbiamo anche fatto già il blocco di stabilizzazione dell'alimentazione, così non avete problemi, diciamo, sulle linee di alimentazione. Quello che volevo dire è soltanto che c'è questo filo blu che è collegato al GPIO 0. Quindi ovviamente questo filo va messo a ground ogni volta che deve essere programmato. Ci sono due modalità di estro, la debug, quindi per programmare, e la run. La RAM, prendete questo filo, basta che lo lasciate volante, non dovete avere niente. Quando dovete programmarlo, lo mettete praticamente sul ground. Cioè, ci sarà anche un altro filo, diciamo, lasciato in fronte che è nero, che è praticamente il ground proprio. Quindi ovviamente l'abbiamo messo apposta. Mettete in posizione, vedete, quindi il blu sul nero, collegate l'ESP e programmate. Dopodiché togliete il blu e lo prendete in modalità RAM. Ricordatevi che se spegnete ESP e lo riaccendete in modalità programmazione avete perso il programma che era stato ricaricato prima, quindi lo dovete ricaricare di nuovo. Vediamo un attimo, ESP ha questo pinout che abbiamo avuto ESP 12 con certificato e vi abbiamo lasciato liberi la DC, il GPIO IO dal 13 al 16 e il 4 e il 5. Note, questa è una cosa molto importante, le uscite sono a 0, 3 volte 3, quindi i LED, diciamo, capite subito, questo è un suggerimento per evitare che bruciate subito componenti, i LED vanno protetti con una resistenza, indovinate qual è. Altra cosa importante, e questo ve lo segnalo, è molto probabile che vi servirà l'ADC, quindi l'Analog to Digital Converter, e quello di ESP è un po' particolare perché va da 0 a 1 volt, ci teniamo a specificarlo, spesso questo fatto sta in tutta la parte della documentazione, sulla traccia anche come è stato scritto, sta anche sul readme del repository. A 1 volt 1, 1 volt 2 già si brucia, va da 0 a 1 volt, quindi visto che è molto probabile per completare tutti i task vi serve la DC, altro suggerimento, diciamo fatevi attenzione a quello che mettete in ingresso alla DC, misurate prima sempre con il multimetro.
devi ovviamente di stare sempre sotto un voto. Detto questo, per informazioni su come programmare anche ESP, per vedere logicamente documentazione o altro, oltre a questo link c'è anche sulle vostre colli di GitHub che vi ho segnalato prima, dove c'è la traccia. Praticamente qui è quello che poi è diventato perché ESP 8266 come topic della prima competizione dell'Open Hardware Day. Praticamente ESP 8266 in effetti è una cinesata, cioè non so chi di voi l'ha mai utilizzato prima di questa gara. Non è, diciamo, un microcontrollore affidabile, ha molte cose strane internamente, ma soprattutto quando è stato rilasciato non si doveva neanche confuso. Questa è la cosa più divertente. Però, diciamo, come ha detto prima Gabriele, la community per la community, no? Quindi vedete, sono nate community di sviluppo su ESP, perché ESP costava pochissimo quando è uscita, e adesso costa ancora di meno, che praticamente hanno lavorato su capire come funzionasse. Quindi se noi sappiamo ad esempio perché l'ADC è 0,1 volt, questa cosa è stata fatta proprio perché un sacco di gente nel mondo l'ha bruciata 3 volte in 3. Diciamo, qui trovate tutte le informazioni, i pinout, trovate tutto praticamente su questo GitHub, è segnato sul mio repository. Allora, vi do anche dei comandi che potrebbero esservi utili. Serial begin, ad esempio, sono tutti legati Arduino perché abbiamo pensato con Arduino, si può programmare anche con Lua, ad esempio, non abbiamo fatto prove. Quindi disegniamo alcune funzioni di Arduino che potrebbero esservi utili. Quindi serial begin, serial print, analog read, digital write naturalmente, wifi mode, wifi soft API, wifi server e basta. Diciamo praticamente questi comandi che vi avevo dato praticamente sono, diciamo, quelli che io mi aspetto di trovare quando vado a leggere i programmi a un certo punto, altro decennio.